Eccoci qua, una puntata speciale, quella di A Tu per Tu, perché abbiamo un'esclusiva, no? Sei riuscito, caro David, ad avere per la prima volta una sardina aretina, dobbiamo dire così, Quindi Umberto Bertocci. Umberto Bertocci, Umberto che Bertocci. è esponente di questo movimento, quindi a livello locale, e sì, credo sia la prima intervista che il nostro amico fa, e quindi insomma, una bella soddisfazione, no? Noi siamo sempre i primi pronti per le novità e per tutto quello anche di bello che c'è, no? Assolutamente. Ah sì, è anche un bel vedere questo Ma sicuramente, sì, te lo ma a dico da donna, parte. ma insomma, a parte No, ma questo. a parte. Detto questo, tu eri a Bologna, Firenze, in quale piazza hai Io ho partecipato partecipato? alla piazza di Di Firenze. Firenze. E quindi, beh, insomma, anche quella ultima di Bologna, l'ho visto veramente un mare. Il gioco di parole è facile, insomma, ma un mare di sardine in tutti i sensi, ma al di là, no, del gioco di parole, di questa terminologia che indubbiamente è anche golosa da un punto di vista giornalistico, ma quando voi riempite queste piazze lo fate perché e poi come ti sei avvicinato a questo movimento? Allora, io mi sono avvicinato intanto vedendo che esiste questo movimento, che esistono persone che credono in nella necessità di una politica che si fondi su valori e su concretezza piuttosto che sulla propaganda e su quello che i politici capiscono sia quello che le persone vogliono sentirsi dire. Quindi, diciamo, manifestare per un abbassamento dei toni, per riportare concretezza e importanza a un dialogo che prima di tutto deve esistere, deve esserci un dialogo fra le parti politiche. E seconda cosa, deve seguire dei canoni di normalità, di educazione, appunto di concretezza Senti, ti per essere possiamo chiedere produttivo. l'età? 28. 28, studente, già lavori o sei già una strada Già segnata? Già lavori. lavoro in un'azienda qua di Arezzo. Ok, appunto, sei avvicinato a questo Senti, movimento sì, io vorrei vedendolo un po' in cominciare a giro? chiederti, ma tu avevi già pensato di fare politica, già stavi facendo? Hai provato ad avvicinarti a qualche forza organizzata oppure ti è arrivata questa ispirazione dopo aver visto questo movimento? Io parlando di me in questo momento non credo di voler fare politica attiva neanche dopo che ci sarà stata la manifestazione, dopo che le sardine avranno preso una qualunque Strada. direzione. Io credo che si possa fare politica anche stando fuori dai partiti, anche appunto trovandosi nell'ambiente della politica che sono dove stanno le persone. Si può avere qualcosa da dire anche da fuori, Avevi secondo me. provato, quindi non avevi mai, non ti eri mai avvicinato a un partito o a una forza politica esistente nel territorio? No, io ho sempre avuto le mie idee, mi sono tesserato una volta per un anno diversi anni fa, però poi non l'ho più rifatto, Non ti è diciamo. piaciuto? No, credo che non sia necessario, diciamo. Vabbè. E però che cos'è per te la politica? Per capire un po' anche questo movimento, no? Come pensa di alla fine spostare un'opinione, perché di quello si parla, no? Voglio dire, poi alla fine si va dentro una cabina elettorale e si mette una croce, quindi Certo. quello va fatto, no? Quello va portato a compimento. Quindi come si sposta l'opinione pubblica rispetto al panorama politico che oggi abbiamo in Italia? Allora, la mia speranza per questo movimento è che, a prescindere da quali sensibilità politiche, quali partiti vada a interessare dal punto di vista elettorale, riesca a portare per tutti i partiti qualcosa di nuovo, cioè appunto il rispetto di certi valori, di certi atteggiamenti che credo che tanto nella società quanto e soprattutto nella politica siano fondamentali. Poi, se mi chiedete dove batte il mio cuore, non ho problemi a rispondervi, però Diccelo, ma se vuoi, non credo Insomma, non che sia batterà questo il per Salvini, punto. presumo. No. Anche perché se no non avrebbe senso la manifestazione. Va bene. Ecco, ma un ragazzo di 28 anni che, fortuna tua, molti non lo sono, ha già individuato la sua strada, insomma, lavorativa, ti auguro che sia poi quella definitiva. Che cosa chiede oggi alla politica? Io chiedo alla politica di sapermi spiegare i problemi con concretezza, con l'attenzione e diciamo con un occhio ai fatti piuttosto che alla propaganda o alle cose che appunto la politica è in grado di capire che funzionano, perché funziona un certo tipo di linguaggio piuttosto che un altro, perché funziona parlare certi temi
in un modo piuttosto che in un altro, magari scaricando la responsabilità su un capro espiatorio o magari, come si vede anche nelle trasmissioni televisive, spesso i politici si prodigano molto per non rispondere quando gli si pone delle domande. Io vorrei che la politica fosse in grado di dirmi: il problema è questo, io propongo questa soluzione. Okay. Non il tuo nemico è questo e combattiamolo insieme, perché tanto alla fine in questa politica secondo me non vince mai nessuno. Sono tutti perdenti. Senti, ti vorrei dire, cioè, le sardine fondamentalmente sostengono che hanno materializzato i giovani nelle piazze, quindi hanno rivitalizzato le piazze, a differenza di chi credeva fino a 2 mesi fa che invece la politica oramai si facesse solo ed esclusivamente nei social e in internet. Invece il pregio, direi, delle sardine è stato proprio quello di dire no. Noi giovani, che siamo i primi destinatari dei social, che siamo quelli che viviamo nei social, insomma, te sei una generazione, direi, cresciuta nei social, no? Perché a 28 anni, quindi sono già 10-12 anni, quindi te sei proprio cresciuto, eppure, ecco, allora è la reazione. Come te lo spieghi che quindi soprattutto i partiti più ricchi e partiti di in questo momento che esprimono la destra, quindi investono cifre enormi nei social, perché si parla di veramente di cifre incredibili investite tra Facebook, Instagram, eccetera, eccetera, e voi, la vostra reazione invece è quella di portare la gente nelle piazze. Ecco, come ce la spieghi? Allora, intanto perché nelle piazze bisogna andarci. Ecco, tanto per aiutarti, non sarebbe stato più facile controbattere tutto questo all'interno dei social invece che portare la gente nelle piazze? Ma allora, anche all'interno dei social lo stiamo facendo, fra virgolette, e senza necessità di grandissimi investimenti in realtà, perché io credo che l'investimento di cui stiamo parlando, di certe volte per certe campagne elettorali parliamo anche di migliaia di euro ogni giorno, servano per supplire a delle mancanze. Quando manca qualcosa, allora si rimedia rendendo un contenuto che magari sul grande numero può piacere, lo rendiamo il più visibile possibile. Io credo che quello che dicono le sardine prenda visibilità perché hanno effettivamente qualcosa da dire, perché c'è effettivamente un messaggio che vogliamo e vogliono mandare a tutta la politica, un messaggio che è molto più positivo. E il fatto di tornare nelle piazze, di vivere le piazze, è come dire, secondo me, non esistono solo i social network, le persone devono anche potersi vedere e poter scambiare un'opinione guardandosi negli occhi piuttosto che solo scrivendo un commento su Facebook, perché si perde questo tutto. È indubbiamente un messaggio molto potente, no? Nel senso che effettivamente il fatto poi che venga dalla generazione che è nata con questi strumenti tra le mani è ancora più potente. Poi però ovviamente si deve scendere, come dici tu, nei fatti, no? Quindi facci un po' capire, ad esempio, facciamo il gioco del se una sardina fosse il ministro dell'economia, oggi che farebbe, ad esempio? Oppure se una sardina fosse il ministro degli esteri, che farebbe? Ecco, questo tipo di domande ve le siete fatte o siamo ancora in una fase di diamo uno scossone alla politica e poi vediamo come risponde? Allora, io ho visto che ci sono già alcuni esponenti più visibili, quelli, le quattro sardine originali, che stanno incontrando alcuni esponenti delle forze politiche, ecco. Quindi io credo che ci sarà una traduzione, diciamo, in politica più attiva. Se dovessi dire cosa dovrebbe fare secondo me una sardina ministro dell'economia, io non lo so, io ragiono con appunto quella mia sensibilità, con le mie idee. Io credo che, seguendo il discorso di prima, di una politica che deve essere improntata a quali sono i problemi, quali sono le soluzioni, io credo che il più grande problema che abbiamo in Italia sia, oltre all'evasione fiscale, alla corruzione, la distribuzione della ricchezza. Siamo uno dei paesi che in questo senso performa peggio in tutta Europa, e quindi mi aspetterei che di fronte a un problema così grande, così diffuso, ci sia una proposta in questo senso. Che non è il reddito di cittadinanza, o lo è?
Io tanto per entrare nei temi un po' più concreti, per capire un po' anche come la pensate da questo punto di vista. No, io non sto parlando solo per tu me dici, stesso, non sto non parlando parlo per il movimento, a nome di nessun certo, movimento. Certo. Se, io, se posso, forse ti riferivi al fatto che i dati pubblicati da Oxfam in questi giorni, in cui l'1% degli italiani detengono una ricchezza uguale a quella del 60%. Beh, certo, ma siamo quindi sempre forse poveri, la redistribuzione, un programma di redistribuzione in un contesto di questo tipo sarebbero auspicabili, ma nessuno ne parla, ahimè. Cioè, quando esattamente. Si va a parlare di toccare gli intoccabili, la redistribuzione. Sta patrimoniale, no, vabbè, io, per dirne sì, una, no, ma appunto, insomma, vabbè. Io non so se la patrimoniale o quale potrebbe essere lo strumento giusto. Ok, però tu dici. Appunto, mi aspetto che venga equità, dalla politica questo lo strumento. Okay. Io mi aspetto che dalla società civile emergano le richieste e le necessità. Poi se è la politica a dover agire con gli strumenti. E, per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, io credo che sia una misura giusta, una misura che comunque c'è nel resto del mondo e nel resto d'Europa, quindi non vedo perché anche l'Italia non possa avere la sua forma di redistribuzione in questo senso. Poi il punto è come funziona, come sta performando praticamente, certo. Cioè ci sono sì. persone che riescono a fare in modo di acquisire questo diritto in modo truffaldino, in modo illecito. Certo. E soprattutto è un accompagnamento poi ad uscire, no? Anche da una condizione, non dico di povertà, ma quantomeno di emarginazione sociale, oppure no? Perché secondo me alla fine la vera domanda è quella, cioè riusciamo con questo strumento a, come dire, far incrociare quella domanda e offerta di lavoro che non si incrocia? Secondo me no, però insomma lo diranno i dati dell'INPS sì. perché a quella ci dobbiamo rivolgere. Ora noi ci fermiamo un attimo per la pubblicità e ci vediamo fra poco. Poi però, se mi consenti, io vorrei chiedere, visto che abbiamo un ragazzo di 28 anni qua, è una sardina, anche cosa ne pensa di tutto questo putiferio a livello politico aretino. Ah, a fra certo, poco quella. Allora, eccoci qua con questa prima intervista in esclusiva di un giovane, una sardina. In anteprima, oltre in anteprima, perché ovviamente il prossimo sabato c'è questa manifestazione delle sardine ad Arezzo in Piazza San Jacopo a iniziare dalle 18. Quindi, sì. Umberto Bertocci è un aretino, si è avvicinato insomma a questo movimento da qualche tempo, ci ha un po' spiegato il perché, ci ha un po' spiegato quali sono anche le sue idee in merito ad alcuni temi politici. Mi interessava capire anche quelli, ad esempio, su quello che è accaduto sul discorso delle migrazioni, perché poi alla fine Arezzo ne ha, come dire, ne ha avuto dei risvolti importanti, no? Tu sei un ragazzo, avrai attraversato il Pionta, avrai attraversato Campo di Marte, avrai fatto una passeggiata, ad esempio, nella zona sì, di Saione. Sì, abito, magari avrai anche letto i nostri articoli e avrai anche detto, ma questi che raccontano? Ecco, ti sei fatto un po' un'idea di quello che è, insomma, il fatto di incrociare, no, questi fenomeni poi con la criminalità? Perché, insomma, spesso c'è questa tendenza. Sì, e diciamo, magari a guardare i numeri, guardare le statistiche non è neanche sbagliato parlarne, anzi io credo che sia una questione che va affrontata, ma va affrontata appunto con serietà, non credendo che l'immigrazione in generale sia il problema. L'immigrazione è un fenomeno che colpisce ogni Stato, è normale che colpisca soprattutto l'Italia perché è il ponte fra l'Africa e l'Europa. E detto questo, poi questo non deve tradursi nella creazione di ghetti o di zone in cui non c'è legalità, quindi chi vive in condizioni, in un contesto difficile dove magari non si sente sicuro, io credo che vada ascoltato, vada compreso, non tacciato di questo, di quell'altro. Quindi tu dici i cittadini che dicono questa città, almeno in alcune zone, è fortemente cambiata, vanno ascoltati, non gli va puntato il dito contro. Traduco, non lo so se ho tradotto bene o meno. No, certamente, però io diciamo che penso che sia da considerare come un problema di sicurezza, non come un problema di immigrazione. Di bianco o di nero, certo. Senti, ma a proposito proprio di questo argomento, che è il cavallo di battaglia del nostro amico sì. Salvini, quindi...
mi sembra che le sardine nascono anche proprio contro questa strumentalizzazione, no? Quindi è notorio che Salvini ha impostato tutta la sua propaganda dal momento in cui ma già da prima, ma poi quando diventa ministro degli interni, tutta la sua propaganda si basa sul noi e loro, sul nemico che, ahimè, è l'immigrato. E quindi l'insicurezza, la paura e la trasformazione di questo fenomeno in una spettacolarizzazione, quindi i sequestri delle varie navi. Ed è incredibile come tuttora queste vicende lui continui ad usarle strumentalmente. Di questi giorni la vicenda della nave Gregoretti con, vogliamo dirla veramente, qualcosa di incredibile, no? La pagliacciata di chiedere ai propri senatori di votare a favore dell'arresto, e quindi c'è, cioè, veramente la gente, e poi ha chiesto lui di far votare i suoi per l'arresto, e poi fa la vittima chiedendo alla collettività di digiunare. Poi anche, cioè, veramente siamo al paradosso. Io, ecco, te cosa ne pensi di tutto questo? Voi cosa ne pensate? Perché? Ma io credo che quello è un modo corretto di fare politica. Io credo che sia un modo corretto di fare uno show. Perché è come, io magari penso che forse purtroppo le persone più anziane, oramai cadute in questa trappola della cattiveria, questo tranello della cattiveria, non riescano più a decifrare, quindi oramai hanno delegato Salvini alla gestione delle loro idee, di qualunque cosa, e quindi loro non ragionano. Ma un giovane se ne rende conto di tutto questo o no? Beh, allora, io diciamo che credo in questo, di essermi fatto un'idea chiara su Salvini subito, perché diciamo una politica che si porta avanti appunto per battaglie di questo tipo, che sono contro qualcuno da identificare, da chiarire fin da subito, e che ci ricordano un passato, insomma, non tanto felice, che tra l'altro la nostra Repubblica avrebbe superato mettendo dei punti fermi piuttosto importanti. E non credo che funzioni una politica che appunto si sostituisce al pensiero delle persone, cioè il fatto di delegare la propria visione politica a qualcuno, come diceva lei, secondo me è uno sbaglio fortissimo, è un abdicarsi completamente alla volontà di altri e negare il proprio spirito critico. E poi una politica che appunto funziona per simboli, per momenti in cui si catalizza l'attenzione, appunto come il famoso voto che prima doveva essere contro le indagini su Salvini, poi è diventato pro perché faceva comodo per la campagna elettorale. Insomma, io credo che una persona normale, guardare uno show di questo tipo della politica, si senta quantomeno inutile, quantomeno una pedina, che sì, deve applaudire quando viene alzato il cartello, ma poi non conta niente. Ma come se lo spiega che comunque nei sondaggi un terzo degli italiani lo seguono? Allora, secondo me uno dei motivi era quello che citavamo prima, cioè un grandissimo investimento, una grandissima attenzione alla copertura mediatica di questi messaggi che comunque possono far presa presso chi magari appunto è incline a credere a che questioni complicatissime abbiano una risposta immediata, o semplicemente possono attrarre persone che appunto preferiscono riconoscersi in un capo, in una guida unica a cui delegare il pensiero e la propria sensibilità politica, piuttosto che poi impegnarsi in una persona. Secondo lei c'è in fondo una qualche forma di razzismo diffuso in questo paese, quindi questa cattiveria non fa altro che interpretare questo sentimento, magari fino ad ora tenuto più nascosto, e però presente nella gente? Ma questo per la sua esperienza anche tra i suoi coetanei, non è che ora non pretendiamo un'analisi sociologica. Però ecco, io credo che il razzismo sia sempre presente in tutti,
perché cioè, vedere la diversità ci colpisce sempre, comunque è una cosa che vediamo subito. Il fatto è, siamo in grado di contenere l'istinto a dividerci sulla base del colore della pelle, della nazionalità? Io credo che in questo ci voglia sempre una grande riflessione, una grande attenzione. E i partiti sovranisti in questo, secondo me, stanno appunto stuzzicando questo sentimento, che è comunque latente in tutti, e lo fanno a partire dagli slogan. Cioè, secondo me già solo dire prima gli italiani è un qualcosa che esprime grande razzismo, grande voglia appunto di dividere gli altri da noi, di ordinare i diritti sulla base di un qualcosa di sbagliato, che è l'appartenenza a una etnia piuttosto che un'altra. Allora, andiamo sui temi della politica, perché poi siamo in chiusura di questa intervista, magari ne seguiranno altre, almeno lo speriamo. Avrai letto, avrai guardato le TV, avrai un po' spippolato sui vari siti internet e ti sarai accorto che siamo alla seconda inchiesta della Procura aretina sull'operato, diciamo genericamente, della maggioranza. Ora, non si può sparare nel mucchio, ma insomma, tanto per farlo capire a chi ci ascolta, della maggioranza che governa questa città. Prima Coingas, ora Multiservizi. E poi ovviamente sono tutti innocenti fino al terzo grado di giudizio, e questo lo diciamo tanto per essere corretti. Poi chissà, non lo so, lei sa qualcosa che non sappiamo? No, ma vabbè, insomma si vocifera. Vabbè, diciamo che stiamo ai fatti. Detto questo, siamo a 5 mesi dal voto. Intanto, che idea ti sei fatto? Questo è davvero una tua idea personale, perché poi, non so, il movimento non avrà neanche forse guardato a questo tipo di dinamiche. E se invece che fra 5 mesi dovessimo andare a votare domattina... 5 mesi non sono, perché comunque sarà maggio. Qualcosa meno, per qualcosa forza, meno. Quindi sì. Potrebbero essere tre invece che quattro. Ecco. Quindi... Insomma, che idea ti sei fatta su tutte queste inchieste? Io credo che da quello che ho letto in qualche notizia, in qualche estratto di queste famose registrazioni, certamente non bisogna considerare colpevoli chi ancora non è stato giudicato attraverso un sistema giudiziario, detto. Ma credo anche che sia piuttosto palese che comunque questa giunta non è stata etica politica. Esatto, scusami, ho posto male io la domanda. Secondo te chi è che ne esce? Ora, al di là dei tre, per il momento sono, almeno nell'inchiesta dei Multiservizi, gli indagati sono tre. Quindi Lorenzo Roggi, Luca Mendola e Roberto Bartelli. C'è però la figura, dobbiamo dire, del sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, che assiste a queste, diciamo, discussioni e che assolutamente risulta estraneo all'inchiesta. Politicamente? Beh, allora, io appunto credo che in questa vicenda, che ci parla di un malaffare che comunque da italiani sembra anche quasi che sia diventata un'abitudine, una cosa che, è successo anche questa volta, è andata così, però credo che appunto in questa corrente politica sovranista che ha alzato i toni su tantissimi temi, come appunto il mettere in discussione l'accoglienza o la possibilità di garantire i diritti umani e i diritti sociali delle persone perché mancano le risorse, vedere che c'è malaffare anche in questo tipo di politica, potrebbe esserci malaffare in questo tipo di politica, credo che sia ancora più desolante, ancora più grave di quanto non lo fosse prima, quindi credo che ci sarà un ritorno anche dal punto di vista elettorale, che gli aretini, gli italiani si renderanno conto di questo. Di questo, va bene, molto politicamente corretto. No, direi che ha dato una bella risposta, perché effettivamente ha messo in rilievo che è proprio quella parte che maggiormente urlava anche contro, che aderiva molto, diciamo, molto acriticamente alle politiche, al salvinismo, mettiamola così, questo salvinismo impesterà. Abbiamo un assessore della Lega, voglio dire. Sì, no. Che è senatrice, quindi. No, ma va bene. Altro che aderire. Cioè, voglio dire, i due di questi tre indagati che hai detto te, effettivamente erano partiti forse da vicinanza a Forza Italia, ma ultimamente si erano avvicinati tantissimo, se non, io non so se sono, appartengono alla Lega o meno. Comunque sono molto vicini. Sono molto indubbiamente vicini. Molto vicini. Però ecco, direi che da questa vicenda, quello che se ne trae con molta
drammaticità, e lui l'ha rilevato molto bene, il fatto che si urla il sovranismo, si portano tutti questi valori, quindi questa cattiveria, poi ascoltare queste conversazioni da dove si evince, ripeto, sotto un profilo di etica politica, qualcosa di brutto, perché immaginare che si fa politica e non per le proprie idee, come si vuol far credere, ma per risolvere i problemi personali, e fa male, perché allora la potrebbe politica... essere questa la lettura, potrebbe. Io non ho detto, qui non ho... È una lettura. È una lettura, che è da una... lei, ma insomma... È una lettura, ma... Cioè, voglio dire, da queste registrazioni si evince chiaramente perlomeno il tentativo di risolvere i problemi di qualcuno e non mentre si urla al nemico. Ecco, cioè, io voglio rilevare questo, che secondo me dovrebbe far riflettere le persone, che la politica non può essere una urlata alla fatta di cattiveria, fatta di individuazione del nemico. Quello che io voglio dire, la gente dovrebbe capire che quando si fa questo, si fa proprio perché non sa nulla da dire alla gente, non siamo in grado di risolvere i problemi della gente, allora gli si crea il nemico, gli si fa, si gioca sulla paura, e intanto chi comanda pensa al proprio interesse personale. E questa logica la gente comune la dovrebbe capire e dovrebbe combatterla. Io mi auguro che le sardine, in questo gli va riconosciuto dei grandi meriti, e oltre il fatto che tutti questi giovani che si interessano di politica, che ci veniva detto che ai giovani non interessava più la politica, e non è vero, in più portare materialmente, fisicamente la gente nelle piazze, cosa che non stava avvenendo più, perché oramai era tutto scontato che avveniva, la politica si fa solo nei social, e questo evidentemente dimostra che il futuro c'è, la speranza ci deve essere, e mi auguro che la politica venga fatta ognuno con le proprie idee, perché non possiamo avere tutti le stesse idee, certo, dalle proprie posizioni, ma venga fatta prima di tutto per portare avanti le proprie idee. Poi ci sta sempre anche la promozione personale, perché è innegabile che fare politica implichi anche una promozione personale. Ma per il bene comune. Però. Ma fondamentalmente deve essere l'idea, il bene comune, poi ben venga anche la promozione personale, ma prima di tutto deve venire tutto il resto. Allora, io mi auguro invece che queste sardine siano ben presenti nella prossima campagna elettorale che noi andremo ad affrontare. Saranno presenti, perché loro ci sono, quindi poi se sono organizzati come movimento, non lo so, questo lo vedremo. Intendevo. Magari, chissà, anche a sostegno di un candidato o no, questo decidete. Visto, i sondaggi le danno già altre 10. Io non lo so e non credo, appunto. Ecco. Abbiamo parlato in una battaglia che è molto generica, quindi... Ecco. Vabbè, insomma, vedremo quelli che saranno... L'importante è che loro questo movimento porti avanti le idee e queste innovazioni, secondo me. Poi l'organizzazione politica, se viene, verrà, ma credo che sia fondamentale che riescano a ben interpretare questa esigenza, questa differenza tra chi vuol far credere che in un mondo che non esiste, il mondo che esiste sono loro, la realtà sono loro, non i social, il virtuale, tutto la cattiveria e tutto quello che viene buttato lì dentro. Allora, ti lasciamo davvero gli ultimi minuti per, insomma, ricordare questo appuntamento. Presenta questa, ma perché i giovani devono venire sabato? Ci vediamo sabato 25 in Piazza San Jacopo alle 18 per chiedere alla politica concretezza, serietà, rispetto e idee, prima di tutto. Bene, grazie mille ad Umberto Bertocci, grazie. Noi ci vediamo la prossima settimana. Arrivederci a tutti.